trovato, rispetto al mio percorso precedente, io ho fatto la Galante Garrone, una grande continuità di questo lavoro già iniziato in accademia, soprattutto per quanto riguarda il lavoro sul corpo e il lavoro, credo, diciamo, centrale per un attore che fa Mariano, cioè condurre l'attore verso un territorio, abbandonare il territorio, diciamo, del fare in scena, quindi rinunciare ad un fare, diciamo così, soggettivo, per entrare in un territorio invece dell'essere, e qui si aprono ovviamente territorio creativo di un attore, e questo è molto molto importante, credo, la cosa più importante di questo lavoro. E questo non è semplice, nel senso che un attore ogni volta che va sul palco si trova davanti due strade. La strada, diciamo, più difficile è quella di rinunciare a sapere letteralmente cosa fare, quindi noi non abbiamo avuto un testo e tante volte andiamo lì dovendoci accordare con quello che abbiamo intorno, quello che abbiamo dentro di noi in quel momento. Allora, per me, per quello che riguarda la pratica della scena, devo dire i principi di lavoro in realtà personalmente non li ho trovati particolarmente estranei perché, diciamo, per il mio percorso avevo già incontrato appunto dei principi di lavoro. Sicuramente è stato un approfondimento interessantissimo per quello che riguarda la costruzione del carattere del personaggio. Proprio, devo dire, per me è stato questo tipo di incontro, però diciamo io sono al secondo appuntamento con la piccola compagnia d'Ammacco e a me quello che ha fatto innamorare, quindi ha stupito, come succede con l'amore che prende e ti sconvolge, è proprio questa cura totale di tutto quello che è il lavoro, dei momenti della scena, fuori della scena. Io quello che mi porto di nuovo è sicuramente il lavoro sullo sguardo che fa Mariano. Lo sguardo è quasi sempre rivolto verso il pubblico. E quindi tutto quello che l'attore fa viene offerto al pubblico e l'attore letteralmente, in un certo senso, prende anche dal pubblico, dialoga col pubblico. Ecco, sì, ecco, per esempio appunto ci sono dei principi, c'è una diciamo, semplicità, non nel senso di facile, di scontata, è proprio una semplicità che è molto complessa di tutto quello che è il tipo di lavoro che, sì, anche per esempio questa cosa dello sguardo, cioè sembra facile, invece No, no. assolutamente. Comunque questa ricerca di un corpo preciso, che abbia un peso scenico forte e significante. È un'immersione.